siamo soddisfatti perché il nostro principale obiettivo è quello di valorizzare i luoghi della cultura e di metterli a disposizione della cittadinanza. Ci siamo dati anche quest'anno un po' di obiettivi insieme alle associazioni che portano avanti questo progetto. Innanzitutto noi vogliamo che questo luogo diventi, come è stato anche in passato, ma deve continuare a fare questo, deve essere un luogo in cui la comunità non viene soltanto per cercare un mero divertimento oppure diciamo, un mero per vedere soltanto uno spettacolo. Questo deve essere un luogo in cui si fa approfondimento, si fa riflessione, ci si emoziona e ci si diverte anche, mettendo in sinergia tutti quelli che sono i vari aspetti della nostra comunità. Quindi coinvolgendo le associazioni, la scuola che anche quest'anno sarà molto presente in questi luoghi. Questo secondo noi è importante perché gli studenti di oggi poi saranno gli utenti di domani, quindi questo deve essere un luogo in cui diciamo, fin da piccoli e fino insomma, 100 anni e più si viene e si cerca diciamo, insieme di approfondire e di conoscere un po' quello che è la nostra realtà contemporanea, con l'aiuto del passato e con uno sguardo rivolto al futuro. Quindi io ci tengo a ringraziarli tutti perché ognuno di loro è un professionista in campi diversi, però ogni anno cercano di presentare un'offerta comunque omogenea e lavorano insieme. Poi ognuno di loro ogni anno cerca di, come la parte teatrale, la parte musicale, la parte relativa al cinema con Macma e tutto Sguardi Surreali, il percorso su documentari. Cioè ognuno di loro diciamo, cerca un'evoluzione all'interno di questo percorso che è la gestione di questo luogo. E quindi siamo soddisfatti perché grazie a questo percorso la comunità ne beneficia e diciamo, i giovani del territorio riescono a trovare il loro spazio nel mondo e questo per noi è molto importante.